Assassin's. Sarà anche la design. Questione di cacchio. Sì, no, magari, sinceramente non volevo stare mezz'ora ad aspettare così a girarmi le dita. Ho detto vabbè, faccio partire subito. Comunque mezz'ora guadagnata in più, va. Cazzo, ma sì, che sono in magia. Non importa. Ho finito tutto in ho mangiato, ho finito tutto in doccia e così via, e sinceramente non volevo stare là mezz'ora a girarmi le dita. Raga, la campanella mi ha avvisato. Ottimo. Sto vedendo un video che probabilmente annunceranno altri set temprati. Yeah! Voglio proprio vedere quale stronzate tiriamo fuori adesso. Ah. Non posso credere che voi ragazzi mi abbiate lasciato ieri. Sono entrato in un mondo in cui non voglio avere niente a che fare. No, non conosci? Ci saranno anche dei Paolo. Ma certo per vedere un po'. No, credo, no, penso sarà. Cioè. Teostra, Ner Gigante e Cusciola d'Oro, che sarà molto probabilmente uno dei tre. O tutti e tre direttamente. Di cosa stai parlando? Niente, iniziamo Yusuke. Ok, ho inserito il nome di Kaneshiro dentro l'app di navigazione e come mi stavo aspettando è stato un successo. Tutto quello che abbiamo bisogno sono le altre due parole chiavi. Cosa pensa che sia il suo palazzo e dov'è? Ma non abbiamo altri indizi a parte le persone che stanno cadendo vittime qui intorno. Dobbiamo provare qualunque parola chiave possiamo ci venga in mente. Ryuji è finito dall'altra parte. Purtroppo per lui sì. Questo sarà impossibile. Quanti palazzi pensi che ci siano qui in Shibuya? Non lamentarti. Una domanda, dica. Se possiamo capire qual è il palazzo, potremmo essere in grado di indovinarlo per associazione. Cosa fa il Vermont prima di morire? Farà un altro meteo, scommetto. Probabilmente da qualche parte dove ha pieno controllo. Forse è un giardino. Gli piace il denaro, quindi che ne dite di una vasca di soldi? Ha visto persone online con cose del genere? Esatto! Yeah! Perfetto, quindi ogni volta che lo ammazziamo corriamo dietro. Ci tocca correre dietro a. E se moriamo gli sai cosa voleranno. Volatili per diabetici. No, neanche vicino. Che ne dici, se puoi pensare a qualcosa? Una vacca, troia. Una banca. Una villa.
Ho un'altra vasca da banca, mi spiega i soldi, ma ovvio che è una banca. Capisco. Sto cambiando direttamente il calendario dal numero che salutiamo tutti i santi, no, in fila. Ok, e questa è una cosa esatta. Quindi lei pensa. Pensa a qualche parte di questo. Qualche posto di questa città come la sua propria banca. Penso che dovrebbe essere qualcosa di meno realistico. È tutto qui. Ora, quale location penserebbe Kanshiro? A quale location associere, Kanshiro associerebbe la sua banca? Come la sua banca anche. Vasca piena di soldi. Ah no, zio Paperone. Zio Paperone. Se stiamo parlando di un posto dove tiene il suo denaro, forse il suo nascondiglio, che ne dite di una vera banca? La sua condizione non sarebbe distorta in quel caso. Ecco, niente. Ma nazione, non stiamo andando da nessuna parte. Questo potrebbe essere difficile da spiegare, ma non sembra che stiamo pensando un pochino troppo dentro la scatola. I palazzi emanano una pazzia appassionata. Sembra che stiamo mancando quell'aspetto. De che diavolo stai parlando? Ecco come andrebbe a finire. Ops. Ah sì, questo è il problema. Diciamo che l'armatura ha abilità belle. Ah, ok, l'armatura è molto buono. Cioè, già si sa quali sono più o meno. Questo palazzo è una banca per qualcuno che ruba denaro con atti criminali. Qualcosa di più. Ma in quale altra maniera possiamo pensarlo? Potrebbe essere un posto dove ritiri i soldi? Aspetta, pensi che abbia qualcosa a che fare con le vittime? Sta parlando dei soldi dai portafogli delle sue vittime, giusto? Questo significa che la sua banca è ovunque loro siano. Questo è terribile, ma potresti avere ragione. Oh, avanti. Quante persone pensi che Kanshiro abbia preso vantaggio in tutta Shibuya? Aspetta un secondo. Ho trovato un'associazione. Aspetta, cosa? Ho detto qualcosa di giusto? Incredibilmente sì. Incredibilmente e casualmente, randomicamente, ha detto qualcosa di giusto. Ok, l'elmo per certo ha maestro saltatore e punto debole livello 1, è uno slot gemma livello 3 e 1. Ok. Il posto che Kanshiro pensa che sia la sua banca è tutta Shibuya. Aspetta, tipo l'intera città? Capisco. Questo è effettivamente dove sono le sue vittime. Sembra che sia veramente un criminale terribile. Ma aspetta, è ok per tutti noi andare dentro in un palazzo proprio ora, con un sacco di gente come così? Nessuno nota se un pezzo di spazzatura sparisce da un cestino della spazzatura. Questo non sarà differente. In questo caso andiamo.
Complessiva a livello occhio critico livello 7, schivato 5, attacco 3, saluto aumentata 3, punto debole 3, malato niente, maestro saltatore. Minchia, va proprio perfetto per il dragone praticamente. Ma si è paragonato alla spazzatura, sì. Assolutamente sì. Ma che cosa sono quelli? Ah! I punti di tiro che camminano. Questa deve essere la sua condizione delle persone. Nuovo meta. Sta cosa diventa meta subito. Quindi questo è quello che Kaneshiro considera una banca. Sono come ci vedono i politici in Italia. Approvo questo commento, lo approvo. Non avrei mai pensato che sarebbe stato l'intero distretto. Guardiamoci intorno. La distorsione sta friggendo tutta l'intera Shibuya. Cosa intendi? Oh, esatto. Anche quando eravamo nel castello e nel museo, la città sembrava normale. Lui vede chiunque in Shibuya come il suo Patreon. Adesso non mi viene in mente la parola in italiano. Cioè, tutto Shibuya è il suo palace. Praticamente lui sì, lo vede come tutto, però la zona in cui lavoreremo no. Lo vedrete da poco. Non mi sorprendo per un boss della mafia. Se ci concentriamo a trovare la location di Kaneshiro e rubare il suo tesoro il più presto possibile. Il suo nascondiglio deve essere da qualche parte qui intorno. Andiamo a dare un'occhiata. In ogni caso cerchiamo per una banca. Dovrebbe essercene una grossa qui intorno da qualche parte. Ehi, guardate quella persona che sta tremando lì in fondo. Pensate che sia una vittima? Dovremmo parlargli. Ma questi tizi hanno delle bocche? Scusatemi, possiamo... Oh, vi prego, perdonatemi. Cosa è successo? Dov'è Kaneshiro? Cosa è successo? Non ne ho più, ti prego, te lo sto dicendo, non ho neanche un yen. Oh, calmati, non sto cercando di rubare da te o robe del genere. Vi prego, non voglio finire come gli altri. Esatto. Sei stato assaltato? Sei stato pestato, facciamolo. Tremolio. Non c'è dubbio che sia una vittima, ma non puoi neanche mantenere una dannata conversazione. Proviamo con qualcun altro. Tutti questi. Questo è terribile. Sono tutte be persone vere, giusto? Ma che diavolo? Non penso che possiamo parlare a questi qui. Tutte queste sono vittime di Kaneshiro. Dai, infatti un po' c'è da aspettarselo comunque, quindi. Questo sembra essere il caso, ma non c'è nessuno con cui possiamo parlare. E non parliamo nemmeno di una banca. Non parliamo nemmeno di trovare una banca. Proviamo a dare un'occhiatina vicino alla stazione ancora una volta. Potremmo aver passato qualcosa di importante. Vado a mangiare, arrivo. D'accordo, faccia pure con calma. Allora, guardate, pensate che anche quella persona sia una vittima? Vomito, lo devo classificare come Dio. Scusatemi, possiamo avere una parola? Noi siamo... Non è inutile, è tutto finito. Finiamo proprio come loro. Che è successo? Dov'è Kaneshiro? Dov'è Kaneshiro stavolta? E dove può essere? In un posto dove non lascia alcuna traccia. Non che sapere dove sia ti aiuterà. Cosa potrebbe voler dire? Ehi, devi dirci qualcos'altro oltre a... Sono troppo stanco. Vi prego, fatemi riposare. Tum. Ecco, ciao.
Non penso che possa parlare ancora. Kaneshiro non lascia alcuna traccia. Pensate che significa letteralmente o potrebbe essere solo in maniera figurativa? Perché non cerchiamo di pensare a tutti i dati che abbiamo fino ad ora? Sono caduti abbastanza lontano fino ad ora. Aspetta un secondo, sono caduti da un posto che Kaneshiro non può lasciare alcuna traccia? Cosa significa? Sono stati gettati di sotto da qualche parte in alto. I tenitieri con un grattacielo. Non ce ne sono qui in giro, almeno non penso. Aspetta, che cos'è quello? È quello lì? Sopra nell'aria. Non mi meraviglia che non potevamo trovarlo. Kaneshiro non lascia alcuna traccia, eh? Figuratevi, sta flotteggiando. Quindi, come ci andiamo lì sopra? Puoi trasformarti in un elicottero, Morgana? No, solo una macchina. Sei inutile! Avanti, non hai qualche specie di gadget segreto o cosa del genere? Sta zitto! Non sono una specie di gatto robot. Te lo direi, non sono neanche un gatto! Questo potrebbe essere il limite di quello che possiamo fare oggi. Dobbiamo trovare una maniera di andare lì sopra. Pensiamoci ancora un po' domani, ok? Hop hop, gadget elicottero. D'accordo, dobbiamo andarcene da qui per ora. Correte. Ok, nuovo messaggio da Olia. Sera. È quella donna che puzza di alcol. Sei libero? Sì, sono occupato. Giornata lenta, eh? Sì. D'accordo, ho un po' di consigli per te. Guarda quel Kaneshiro, è più pericoloso di quanto pensavo. La polizia non è riuscita a rintracciarlo, quindi ho scavato un pochino più profondo. Sembra che abbia qualche connessione veramente nascosta tra le ombre, ma non posso dire altro. Connessioni nascoste? Allora, il falcione ha 589 di attacco, acutezza blu. Forse si arriva a bianco, ok, 20% di affinità, ok, che già secondo me sta buono. Drago, affinità drago anziano, drago, coso del drago, anziani alto, slot gem livello 2, attacco drago 300 bonus, insetto attacco. Minchia. Non è qualcuno che un teenager dovrebbe darsi dei problemi. Dovresti andartene, dai. Dovresti lasciare stare, ok? Beh, questo è tutto quello che volevo dirti. Ci vediamo. Questo prova che la nostra giustizia non sarà facile. Sarà meglio che discutiamo di questo con tutti domani. Non capisco molto di faccenda, ma mi sembra buono. Beh, sinceramente io avrei un po'. Più o meno come statistiche in generale. Il palazzo è proprio alto nel cielo. Che palle. Sono sicuro che la polizia sia stanca di questo tizio. Che anche la polizia sia stanca di questo tizio. Ok, fammi controllare il programma TV. Tra agosto e settembre arrivano i due arcitemprati. Che bello. Secondo me, se essendo due, saranno Teostra e cosa? Kuzala Daora. Kushala Daora, che Kuzala, Kushala Daora. Non pensato molto ultimamente. Riguarda quei ladri fantasmi, intendo. Se papà fosse ancora vivo,
mi spiace, io non avrei dovuto portare fuori questa storia mentre mangiamo. No, va bene, continua. Mi stavo domandando se lui sarebbe stato al loro fianco. Guarda, tutto qui. Poi alla fine faranno un gigante lunastra. E dopo col tempo che sarà passato forse avrà messo anche un altro drago anziano e secondo me faranno probabilmente Behemoth e quello nuovo. L'unica ragione perché tu hai tempo di pensare perché qualcuno perché tu dipendi da qualcun altro. Questo non è. Tu non devi fare neanche una singola cosa. Eppure hai cibo. Sei sempre provvista di cibo, vestiti, una casa. Io non ho tempo di pensare a pensieri così ridicoli. Papà sarebbe stato felice con loro? Non mi interessa. È morto tenendo alto qualche specie di senso di giustizia, lasciando tutte le sue responsabilità su di noi. La legge 23 agosto c'è il Teostra, sono pazzi. Cioè, ma veramente dal 10 al 23 basta disinstallo Monster Hunter. Invece ce la faremo lo stesso. Perché dico così? Perché sarà che tipo una mossa stra mega OP la sua bomba esplosiva raggiunge anche il campo 1 anche se nonostante si trova nella tana del gigante. Bene, la 24 agosto al 6 settembre c'è il Behemoth in modalità estrema. Hai letto bene? Ecco. Vedo quello che stavo cercando di dire era. Non è tempo che tu cresca e riconosca la nostra situazione. Ora come ora sei inutile per me. Tutto quello che fai è mangiare della mia vita. Mi dispiace, non avrei dovuto dirlo. È che sono veramente stanca. Mangerò fuori da domani in poi. Ecco, dopo questo è un momento un po' molto triste. Cioè, quindi, allora, dal 10 al 23 abbiamo il Teostra in modalità arcitemperato. Perfetto. E cos'è che ci buttano di sorpresa per metterci nel sedere? Che mi aspetto solo quello adesso di sentire cos'è. Ottimano cilata estetica dragone e uno sfondo per la testa. Allora dobbiamo farlo. Fanculo. Verde non ti azzardare neanche. No, invece sì. Non lo parlo. Invece sì. Che poi ti lamenti. Me ne sbatto il cazzo. Penso che mi lamenterò di più di quell'uccellino di merda. Se non abbiamo niente. Siamo fuori. Abbiamo finito la fortuna. Trovi gli albi. Non è giusto che il suo palazzo sia innato in cielo. Se solo potessimo contattare il vero canone Shiro. Cosa vuoi? Niente in particolare, ero solo qui a guardarvi tutti insieme. È così? Sembrate avere un po' di problemi. Sei qui per darci una controllatina? Potresti essere il presidente del consiglio studentesco, ma quando si giunge a che fare sei inutile. Settembre non si saprà quando Kushala. Ecco. Inutile. Proprio ora sei inutile per me.
Tutto quello che fai è mangiare dalla mia vita. A essere franchi, sì. Non hanno detto la data perché non so se c'è ancora qualcuno che gioca a Monster Hunter. Ecco perché mi sono perso. Niente, abbiamo visto un attimo il Palace. Dov'è? Abbiamo visto un po' una scena un po' toccante con Makoto. Solo stai attento e guarda. O vuoi stare qui ad ascoltare dato che sei così brava? Quindi voi desiderate entrare in contatto con Kaneshiro? È questo che stavate discutendo, non è vero? Sembra che tutto quello che abbiate bisogno di trovare dov'è. Una cosa del genere, l'unica via, non da te. Ecco quella del genere. Ehi, non devi risponderle così onestamente. Tu sei proprio il tipo di brava ragazza che spinge un po' gli altri. Proprio ora sei inutile per me. Io non sono. Che cos'era? Va bene, devi tornare a incontrare Kaneshiro. Cosa sta pianificando esattamente? Aveva uno sguardo serio nei suoi occhi. Questo significa che hai un'idea su dove potrebbe essere Kaneshiro? Ne dubito altamente. Non mi piace il suo sguardo. Ma che ha una testa? Capcom, siamo dei maledetti sadici sin dal 1979. Se non è così, sorpresa! Hai sotto le ostre al temprato. Yes, proprio. Che bello. Ci sono fin troppe persone qui. Grazie per buttarmi proprio in mezzo alle vacanze. Non la troveremo mai. No, in realtà il Kaneshiro non sta minacciando Makoto. Però Makoto sta dando da un Kaneshiro adesso. Pronto, sono io, Makoto Nijima. State al telefono e ascoltate. Assicuratevi di registrare la chiamata. Chi è? Voi ragazzi conoscete Kaneshiro? Cosa? Quell'idiota, cosa sta facendo? Ho sentito che posso trovare qualcuno di nome Kaneshiro se fossi venuto nella strada centrale. La strada centrale? Sta correndo un po' troppo. Qual è il punto di tutto questo? Lui sta minacciando gli studenti della Shujin Academy, non è vero? Diteli che se non vuole parlare alla... se non vuole che io vada a parlare alla polizia al riguardo, sarà meglio che se è d'accordo a incontrarmi. Hai un desiderio di morire o qualcosa del genere? Ha detto che incontrerà tra dentro. Sarà meglio che mi porti da Kaneshiro. Ma quanto sono saggi questi qui da Capcom? Quando entri al bar chiedi qualcosa di forte. Mi ha detto di entrare, cazzo. Ehi, ma quella non era. È quel tizio che ha fatto casino con noi l'altro giorno. Quindi erano connessi a Kaneshiro dopo tutto. È ancora in linea? Contatta Kaneshiro. Ditegli che ne abbiamo uno buono. Dove stiamo andando? Immagino che non possiamo fare non possiamo fare nulla a lei dato che è la cliente di Kaneshiro.
prima faccio affrontare tanti Dragon Jaga, sono belli, piccoli, coccolosi. Sì, no, perché non gli dà la questa dei tre Grand Zagas, no? Cioè. Dio. Dobbiamo inseguirli. Yuji, prendi un taxi, io. Ok, ha preso la loro targa. Le mie abilità con gli sketch ci sono utili adesso. Cavolo, mi hai ignorato. Dannazione, ho detto stop! Ryuji! Sbrigatevi ed entrate. Io metto una petizione che abbia tutti i mostri su Monster Hunter e mettesse la Grand Jargas. Tutti noi vogliamo il Grand Jargas arcitemperato. Quindi tu sei seriamente il presidente del consiglio studentesco della Sujin. Tu sai cosa succede a chiunque osi mettere le dita. Cosa? Oh, perfetto. Osi toccarmi, è vero? Osi schioccarmi le dita su di me. Morta ragazza con tempista investita da un taxi. Quindi che numero è questo? Il tuo ragazzo? Ma che diavolo? Chi cazzo siete voi? Nijima-san. Cosa diavolo state facendo? Oh, capisco. Siete stati seguiti, brutte merde. Stupide merda, facendo. Oh, cavolo. Quella borsa che avete che vi so l'altro giorno, quella di con la pelle di coccodrillo, quanto era? Circa 3 milioni? Parte che in Shiro che in strage nessuno tocca il Makoto. Per davvero? La gente come quella, meglio ringraziare quei ragazzi. Cosa? Sono completamente incazzato adesso, non riuscite a capire? Sapete quanto spende il denaro per faccia rilassare? Se voi dannate pesti, continuate a sniffare in giro come cani e abbaiare qui in fronte, come se voi foste proprietari dell'osso. Vedete questo spazio vuoto? Sono così incazzato ora che non c'è questo gap di 3 milioni di yen. Mi fa ancora incazzare ancora di più se non verrà riempito. Sono un perfezionista. Vediamo un maiale, vedrai tra poco. Cosa dovrebbe significare? Avanti, non guardarmi così intensamente. Penso che lo possiamo chiamare sfesticciola di minori a un club. Posso mandare questa foto alla tua scuola? Questo. Oh, cavolo! Ho anche preso gli alcolici e le sigarette nella foto. Forse anche qualche droga. Ah, è tutto così esilarante.
Io mi nutro di cazzoni come voi, capite? Capisci, piccola presidentessa del consiglio, piccola presidentessa del consiglio studentesco? Ora ascolta. Portate la vostra blocca alla polizia e io vi farò tutti a pezzi, iniziando dalle vostre famiglie. Voglio darvi il solito mese, ma beh, avete un gruppo così largo qui. 3 settimane. Portatemi 3 milioni di yen per allora, non di meno. I bonus d'estate sono intorno all'angolo, lo sapete? Sarà molto più facile se voi pregate le vostre mamme e papà. Già che comincio a spingere, se un maestro non spinge la gente. Ci voleva il biondo del 4, quello sì che menava. Mamma mia. Ora, sparite dalla mia vista. Voglio di divertirmi. Che diavolo è questa cosa? Non disturbarti con lui. La sicurezza di Makoto è molto più importante ora. Tre settimane per 3 milioni di yen. Le cose hanno preso un cambiamento per il peggio. Ok. Mi dispiace. Non intendevo trascinarmi tutto questo. Per davvero. Sono stata stupida. Devo essere d'accordo. Avessi dovuto facilmente immaginare che questo sarebbe successo. Ehi, Yuzuke. Sono stata così presa nel cercare di essere utile. D'accordo, basta con il gioco delle colpe. Tutto quello che è stato fatto è fatto. Causerò altri problemi a mia sorella. Sorella? La mia sorella più vecchia, più grande, ha un lavoro raccomandabile. Guarda, qui manca la maschera principale. E lei è una persona molto più importante di me. Un sacco di cose sono successe dopo che abbiamo perso il nostro padre 3 anni fa. Quindi siamo solo noi che viviamo insieme ora. Che viviamo insieme. Non sono ancora una bambina, una ragazza. Quindi sono solo un peso per lei. Ed è per questo che sei stata, che non hai prestato attenzione. Volevo solo essere utile in qualche maniera per qualcuno. Sai, potrei non capire tutta la tua situazione. Ma non per cui troppo dire che sei completamente inutile per lei. È la verità, però. In particolare, devo scusarmi per quello che è successo a voi. Guarda, già non mi è bastato leggere il link, che ho già capito a quale maschera ci stiamo riferendo. E purtroppo mi sa che l'abbiamo tolto perché sennò saremmo tutti OP. Ora che ci penso, la verità riguardo a Kamoshida deve essere stata coperta dall'intera scuola. Avevo i miei sospetti però, ma non sono riuscito a trovare nulla a riguardo. No, non ho fatto nulla. Se fossi interessato abbastanza, avrei potuto fare qualcosa. Persone come me devono essere quello che gli altri chiamano la feccia della terra. La vera feccia non si chiama, no, non si chiama, non si autoproclamerebbero così. Ma poi è carina e insicura, si sente inutile e sai la maltrattata perché anche sai è complessata. È la stessa cosa, è proprio come detto prima, io ero la più vicina a Shio, ma non ho fatto nulla. E inoltre Kamoshida è l'unico da incolpare. Shio l'ha capito, e anch'io l'ho fatto. Takamaki-san, tu non hai un posto da cui partire, non è vero?
Sguardo. Non l'avevo letto. Ho dovuto fare l'accento del cazzo, ma mi è venuto peggio di come l'ho pensato. Neanch'io. Non lasceremo che qualcun altro sia una vittima. Ora, che cosa dobbiamo fare da qui in poi? Ricordatemi ragazzi, non mai fare mai. Non permettetemi mai di fare gli accenti, grazie. Dovrò fare qualcosa riguardo ai soldi. Cioè, già la foce alta, quella doppia. Quindi possiamo semplicemente mollare il caso con Kaneshiro? No, non possiamo farlo. Siamo tutti dentro questa cosa. Non possiamo lasciare che tu cerchi di accelerare le cose da sola e rendere la situazione peggiore. Se solo potessimo fare qualcosa riguardo a quella banca. Ryuji? Banca? Oh, giusto, la banca. Lei non è completamente inutile. Lei potrebbe essere la nostra chiave per entrare. Ascoltatemi, ragazzi. La nostra chiave? Cosa intendi dire? Un gatto? State bene? Siamo diventati gli obiettivi di Kaneshiro. Questo significa che siamo diventati clienti della banca di Kaneshiro. Capisco. La ragione per cui non potevamo entrare prima era perché non eravamo considerati i suoi clienti. E tu non diresti che lei in particolare è un cliente speciale? Portiamola con noi. Lei è responsabile per la nostra situazione corrente. Wow, non ho seguito per nulla. Lei ha rischiato la sua vita facendo qualcosa così senza pensare. Perlomeno ha il diritto di sapere. Non vuoi venire con noi? Aspetta. Cosa? Aspetta, dove? Oh, sì, dove stiamo andando? Madonna, Ryuji. Non contare su di me. Fa silenzio, le ombre ci noteranno così. Il nostro gatto. Non lo sono. Vediamo. Noi possiamo comprare Ryuji con la fusione di Velvet Darkness. Magari. Magari. Persona. Uccidi, Roadrunner, coltelli, zaguardo e muta. Questa è Morgana, il gatto che è nella borsa di Berserk. Questo è quello che succede quando veniamo qui. Quella voce. Takanaki-san? Dove siamo noi? Siamo dentro a Kanishi. Beh, il mondo dentro al suo cuore. Cosa? È un'altra realtà in cui i desideri distorti di Kaneshiro si sono materializzati. Un'altra realtà? Sta fuorteggiando nell'aria. Questa è la realtà. Oh mio Dio.
Mi dispiace, è solo che... Ma dato che questa realtà esiste, non posso dubitare. Una realtà che un cuore di uno sta mostrando. È come l'applicazione di un'illusione ottica nella psicologia cognitiva sociale. Questa è qualcosa di cui non abbiamo idea. Capisco, quindi rubare il cuore di qualcuno potrebbe essere tipo riscrivere la loro cognizione. Penso di capire la logica dietro tutto questo. Ma non è più fantastica di te? Ma siamo la stessa cosa! Beh, questo significa che dove c'è una versione del ritiro. Aspetta, del portello. Quindi c'è una versione di me stessa formato portale bancario da qualche parte in questo mondo? Forse. Ad ogni modo possiamo cambiare il cuore di Kaneshiro e fargli confessare se rubiamo il suo tesoro. Se tutto va bene. Lo faremo andare bene. Tutti ci noteranno per sicuro se riusciamo a buttare giù qualcuno come Kaneshiro. La nostra giustizia diventerà anche risoluta. Pensare di essere in grado di dare coraggio a tutti quelli che hanno bisogno se succedesse. Per il bene di tutti quelli che hanno bisogno, eh. Insomma, sembrate mio padre. Tuo padre? No, non preoccupatevi di me. Volete andare in quella banca, giusto? Allora andiamo. Se sono diventato uno cliente di quella banca, dovranno farmi entrare. Per davvero? Tu? Ed ecco il ponte per entrare. È venuto da noi. Proprio come calcolato. Aspettate, due secondi. Aspettate un momento. Grazie, molto timida e stupida, dai Makoto. Voi sapete come possiamo usare la sua carta per entrare nella sua banca durante le ore notturne? Ho pensato che saremmo in grado di entrare dentro, dato che ho la stessa identità di questi clienti. Sono la fonte di denaro di Kaneshiro, dopo tutto. Questo ha senso. Ma wow, questo posto è gigante! Veramente vado alla banca, quindi questo mi sta rendendo un po' nervoso. Essere in una banca con clienti del genere è così ovvio. Siamo veramente dei ladri. Probabilmente hai ragione. Esatto, non zindere. Solo che ci saranno un sacco di ombre da qui in poi. Che cos'è tutta questa storia? I nemici ci attaccano qui. Capisco. Mi sono allenato in Aikido, quindi non preoccupatevi, posso difendermi piuttosto per conto mio. L'autodifesa non farà molto bene contro le ombre, ma dopo tutto è meglio di niente. Vogliamo entrare dalla parte frontale, non è vero? Sono un cliente onorario, quindi sarà meglio che agisco come uno. Sono utile per voi ragazzi. Beh, allora andiamo dentro. Ci ho pensato, andiamo dentro. D'accordo, andiamo. Ma sì, ma ci sono notizie famose di sportelli automatici in una banca nel cielo in un mondo distorto. Sicuro che ti fanno entrare, Makoto. E poi perché non c'è Jack? Posso un po' insultarlo, in senso buono. Che fai avete qui dentro? Avevo un presentimento che questo sarebbe successo. Venite da noi.
No, aspetta. Lei è una dei clienti di Kaneshiro. Vorrei parlare con il presidente della banca. Scusatemi, ma avete un appuntamento? Ho bisogno di parlare con lui. Ora fatemi passare. Fateli pure passare. Quella voce è Kaneshiro. Devi dire che è una banca, un presidente? Loro fanno dei bei soldi. Mosche ovunque. Mi prego, aspettate. La reception è più avanti a sinistra. A destra. Vi raccomando di non andare da qualunque altra parte. Cioè, a parte che non possiamo perché ci sono anche le guardie che ci bloccano la strada, quindi. La reception è più avanti dopo questa porta. I Shadow sono stupidi, non si sono resi conto che gli altri 5 emettono un'aura di persone incredibilmente potente. La reception è proprio a destra, non è andata da nessuna altra parte. Questa qui è l'ufficio della reception. Sbrigate e entrate dentro. Quanti piatti di carne potrei mangiare con questo? Intanto non autorizzata, danni alla proprietà e altre disturbanze. Questo giunge il totale di 3 milioni di yen. Siete venuti qui riguardo a quello, corretto? Giusto, Miss Presidente, Presidente bellissimo, bellissimo Presidente? Deve essere abbastanza difficile guadagnare così tanto denaro. Quindi come possiamo dire, gentile, così tanto gentile da darti un prestito, sappilo. Quindi hai intenzione di chiamare il debito allora? No, un prestito. Il rato di interessi sono del 10% al giorno. 10% di interesse al giorno. Questo significa che un giorno è. Sono 300.000 yen. Non c'è bisogno di essere allarmati. Ho un'opzione più che può maneggiare un po' di più le persone come voi. La cosa bella è che quando Ryuji si trasforma per la prima volta mi ha chiesto cosa ne pensassi del suo vestito e gli ho detto che sembrava un tempista. Sembrava un tempista. E mi fa, parli tu che sei vestito come un mago. Questo era il tuo piano fin dall'inizio, non è vero? Il pensiero è veramente interessante. Facciamo veramente impressionante. Nijima-san, o dovrei dire la giovane sorella della bellissima avvocatessa Sai Nijima. Come fai a saperlo? Ti prego, non sottostimare il nostro network di intelligence. Sì, volevo dire, sono favoloso come risposta. Sono favoloso come risposta per me. Ma noi vogliamo solo una cosa, lo sbocco di Makoto. Che bei beni che sono caduti dentro la mia trappola. Non essere ridicolo. I giovani non sono così utili. A loro manca la forza fisica e sono stupide. Come se esistessero solo per essere divorati dai più forti. E questo dovrebbe essere la regola fin dall'alba della storia.
Sai veramente vomitevole. Sai meglio che tu sia pronto, Kaneshiro. Ruberemo il tuo tesoro da sotto il naso. Non fatemi ridere, voi ladri. La mia cittadella ha il più alto, sì, la più alta sicurezza installata qui dentro. Chiunque farebbe qualunque cosa per denaro. Vi ruberò delle vostre vite così tanto facilmente come io respiro l'aria. Prendeteli. Sono gli ordini di Mr. Kaneshiro. Eliminateli subito. Allora, in questo caso direi... La prima squadra è stata stesa a terra, mandateli forzi. L'obiettivo è ancora vivo, dobbiamo sbarazzarci di loro a qualunque costo. Certo che DLC erano troppo OP in questo gioco, mi ha dovuto togliere per forza quando ci giocavo su PS3. In effetti sono abbastanza forti i persona che ti danno con il DLC. Infatti per questo non li sto neanche tanto usando. Anche perché sono comunque te li fanno sempre partire più o meno a livello abbastanza alto, quindi... Poi oltre al fatto che ne ho solo due al momento, quindi... Cosa? Thanatos e Astorius. L'obiettivo è bloccato lì. Abbiamo bisogno di altri rinforzi. Non fateli scappare. Dobbiamo stendere a terra. Ma che... Non finiscono mai. Sono stati veramente assunti con i soldi? Abbiamo problemi così, continuiamo così, corriamo via. Più che altro perché ho preso Astorius, perché mi piace un sacco come design. E Thanatos perché è quello di Persona 3, quindi è stato il mio primo Persona. Quindi. Perché le guardie di sicurezza si sono trasformate in mostri? E
E quelli hanno dei poteri supernaturali? Questi potrebbero essere le persone che avete menzionato. Sembra proprio il momento di parlare o giunto il momento, sembra proprio il momento di chiedere una cosa del genere. Dobbiamo ritirarci. Makoto, assicurati di non separarti da noi. Sbrigati, Joker. L'uscita è proprio lì in fondo. Che bella la musica. Preparatevi adesso. Non finiscono mai. Ragazzi. Sembrate avere problemi. Come osi puntarci alle spalle, Kaneshiro? Queste dovrebbero essere le mie parole. Tuttavia, vi devo ringraziare per avermi provvisto con dei beni così magnifici. È tempo per voi di sparire. Io effettivamente li avevo presi perché mi erano avanzati 5 euro. Ho detto, ma sì, dai, voglio spenderli sul portafoglio. Mi erano avanzati 5 euro. Ho detto, vabbè, come li spendo? Vediamoci Thanatos e Astorio. Speriamo i due che mi piacciono di più. Gestire una banca è pesante. Ed è per questo. Che rende più facile, che è più facile uccidere dei clienti problematici. Avere un ragazzino impertinente che sparisce è abbastanza per mettere un esempio in quell'altro mondo. Ti prego, fermati. Eliminerò tutti gli altri, a parte i miei beni. Tu non hai bisogno di preoccuparti. La tua sorella è abbastanza bella, però. Mi assicurerò di venderla la mia schiava personale. Una volta che mi sarà annoiata, la venderò. Oh, povera sorella. Avrebbe potuto aver successo se non fosse stata per la sua giovane più sorella. Se la sua giovane sorella più giovane fosse stata così scema. Mia sorella non ha niente a che fare con tutto questo. Allora è meglio che iniziare sarà meglio che iniziare a portare nuovi clienti domani. Tutto quello che devi fare è sopportare e fare come ti viene detto. Sopportare. Fare come mi viene detto. Otterrai 3 milioni di yen in poco tempo. Tuttavia la tua vita e qualunque cosa insieme a quella sarà completamente distrutta per allora. Ti ho sentito continuare a parlare, andare avanti e avanti. Sì, no, a parte che comunque c'è tutto il team di Guardians of the Galaxy che ha detto cioè se non adesso mette James Gunn col cazzo e questo non fa bene alla Disney, chiudiamoci. A parte che è proprio una cosa stupida tutta quella storia là, cioè. Ma chi è di quella tua cazzo di bocca e tu stronzo ruba soldi? Eh? Pronti? E si parte. Hai deciso di assicurarti da parte della tua strada? Sì, vieni da me. Molto bene. Procediamo con il tuo contratto. Io sono te e tu sei me. Hai finalmente trovato la tua giustizia. Ti prego, non perderla mai più di vista. Questo giorno onorabile marca la tua gradazione dalla tua miserabile te stessa. Che diavolo? Eccola qua. Una persona? No, amico, quella è una motocicletta. Sto sentendo.
il mio me stesso, me. Facciamoli fuori. Wow, che fantastico! Che cos'era quello? Non ho mai visto nulla di genere. Meglio che otteniate il vostro stipendio o vi pentirete. Non perderò mai più il mio cuore. Andrò avanti a piena velocità, senza mai fermarmi. Giusto, Giovanna? Moto di Snow di Final Fantasy che non esiste, ma molto più figa. Non alzare la cresta solo perché io mi stavo comportando normalmente. Ho smesso di giocare a fare la carina. Andiamo, Giovanna, a piena velocità. Il nemico è agitato. Stendi le terre e creati un'apertura. Persona. Giovanna, non mi ricordo una certa Giovanna di qualcosa. Sì. Che palle nel suo ghiaccio. Guardate che senza nello fondo è inutile quasi, cioè tutto il gioco, o anche quasi. In effetti. Cioè la scena diciamo che la puoi rendere forte, però devi aspettare per forza la fine del gioco e soprattutto devi sapere come fonderlo. Cioè ecco, quale skill up dargli e cose così. Ora, andiamo fuori da qui. Ora sappiamo come entrare. Il nostro obiettivo è stato compiuto. Ma come abbiamo intenzione di uscire? C'è solo un'uscita, giusto? Che succede, Miss... come cazzo che si può dire? Bandita del post-apocalittico? Vuoi essere schiacciato? Io vado avanti, quindi seguitemi. Cavolo. Ok, abbiamo una strada. Entrate.
Quindi state contro di me, non importa cosa succede. Molto bene, metto in drop. Non c'è una fuga nella realtà e non riuscirete a sorpassare il sistema di sicurezza qui. Non c'è neanche la possibilità che una palla di neve nell'inferno che un futuro luminoso vi attenda. Persona più figo esteticamente ma il più inutile per gran parte del gioco. Lei è una ragazza di stomaco coglione che c'è anche da dire. Ragazzi, parlare riguardo essere selvaggi. Quello non era l'Aikido. Quello era un po' di schiaffeggiamento di culi e arco. Ok, non ho intenzione di farla incazzare. Mi sento come se potesse strapparmi il mio braccio. Quindi trasmette quell'aura. Oh, smettete. Questa è la più grossa stanca. Il giorno più stanco che abbia mai avuto negli ultimi anni. Però mi sento molto bene. Ah, aspettate, mi hanno accorto. Non avevo pensato che sei diventata parte dell'area fantasma che stavo inseguendo. Sì, la sorella potrebbe svenire se la scoprisse. L'hai menzionata prima. Lei è un'avvocatessa per il distretto e lei sta investigando il lare fantasma. Ma finalmente ha preso denti aguzzi. Aspetta, su cosa? Aspetta, ma non è così. Ma non è male. Non c'è bisogno di preoccuparti. Una normale investigazione non porterebbe mai a un mondo come del genere. E soprattutto, questo deve essere stato il destino. Deve essere stato il destino perché tutto questo sia successo. Cosa intendi dire? Non posso essere come mia sorella. Sento come se verrà un momento in cui non potremo vederci a occhio a occhio. Ah, ok. Sono grato di aver... scusa, stavo anche a leggere qua, non è che ci penso. Sono grato di avere una sorella che ha lavorato così duramente, ma ci sono un sacco di volte in cui mi sono anche sentita bene per lei. E dopo aver sentito la voce della mia persona, ho finalmente capito come mi sentivo. Come mi sento. Sembra che tu non sia più riservata Sembra che tu non sia più riservata come tendi a farti vedere. Stavo solo facendo quello che gli adulti mi stavano dicendo di fare. Non sarebbe perfetta come il nostro supervisore? Non ha paura ed è una mente brillante. Per me va bene. Aveva bisogno di qualcuno del genere per un bel po' di tempo. Sarei onorato se potessi aiutare. A parte che poi io quasi la chiamo sempre Nicola con il nome inglese invece. Non so perché, ma mi piace di più il nome inglese. Anche perché poi suona più nel personaggio che quando viene introdotto, quindi. Tradotto che anche avevamo bisogno di altra figa nel gruppo. Avevamo fin troppo testosterone, dopo tutto. Mi sento molto molto male ad avere. È da Kaneshiro, ci sta ricordando il nostro debito. Quindi il Kaneshiro di qui non sa quello che succede dentro al palazzo.
Esatto, ma il suo palazzo sarà cambiato anche se la condizione del Kanshiro reale cambia. Non possiamo ingressarci. Sembra che sarà meglio evitare un contatto non necessario con lui fino ad allora. Sono rimaste 3 settimane allora, eh. C'è anche quel sistema di sicurezza. Noi riusciremo a cavarcela. Ce la faremo sicuramente. Lo schiacceremo come una mosca. Mi farò pentire di avermi fatto arrabbiare. Ad ogni modo, iniziamo la nostra operazione domani. Ecco, adesso i medaglioni per gli anelli e gli orecchini. Prima di tutto bisogna che ci assicuriamo una strada per il tesoro, come sempre. Finalmente voi ragazzi state abituando a tutto questo. Attenderò per la chiamata di incontro. Cavolo, le motociclette sono così belle. Beh, ma in serie 3 si fondono, ma non c'è il cosplay, pure sì. No, secondo me non c'è. Mi piacerebbe che la mia persona fosse così. Il tuo è su una nave, però. Perché più che altro sai perché secondo me non penso ci sia. Perché tutti i giochi fino ad ora non sono gestiti nella stessa maniera di Final Fantasy XIV, capito? Cioè, mettiamola così. Se tu cominci a vendere microtransazioni tue attraverso il PlayStation Store, cioè PlayStation quando qualcosa viene venduto nel suo store, loro ci guadagnano sempre qualcosa sopra. Se tu effettivamente metti qualcosa che ci guadagnerà loro, sta sicuro che crossplay non lo metteranno mai, non te lo permettono. Cioè, ti mangi la mano da solo. E tutti quelli che si lamentano di quella merda di Fortnite, che crossplay non lo mettono, dovete lamentarvi con quei dementi dell'Epic che hanno messo i soldi per... perché se non ci ragionate su come funziona l'economia, cioè... Esatto. Invece la Square, essendo che lo gestisce direttamente lei, lei può fare quel cazzo che vuole. Può fare quel cazzo che vuole. La Sony non può stare a dire di no. Quindi. Lo so, non sto dicendo a te, sto dicendo tipo a tutti quei dementi di merda. Ma la Sony è cattiva che non si permette il crossplay. No, la Sony sta solo proteggendo i suoi affari. Devi lamentarti con la Epic che è stata stupida che nel voler avere i tuoi soldi più velocemente possibile non ha pensato mica a gestirlo per conto suo, così da darti anche il crossplay. Cioè, ma infatti lo so, il gioco infatti a quel gioco è stupido, quindi se non arriva neanche a questo metodo di ragionamento non è che ci vuole. Cazzo, lo so da 10 anni che la Sony quando vende qualcosa sullo store ci guadagna. Qualunque cosa essa sia, sia uno sfondo, sia un avatar, sia un contenuto scaricabile, sia un gioco intero, ci guadagna sopra. Quindi, però se la gente non ci arriva, quindi, neanche rovinare la saga di Final Fantasy, perché quella della Square che è stupida, quindi. Mica, stai scherzando? Le motociclette sono molto meglio di quelle stupide barche, ma infatti fai bene, cioè. Fai bene a lasciare stare questi giochi stupidi che rovinano solo l'industria. Sa com'è la canzone? Sono un fantasma? Sono un cavallo di acciaio che io sto montando. Non dire cose del genere, e per. Tuttavia, certo non sono ricercata. Onestamente, sono molto sorpresa di come sapessi cavalcare, di come sapessi usare una motocicletta. Hai per caso una patente?
una regolare, sì. Bello. Non vedo l'ora di mettere anch'io le mie mani su una. Esatto, ecco. Stazione Ghost Rider. Detto questo, mi dispiace se cambio il topic per un momento. Qual è il problema? Mi dispiace a tutti quanti. Non so, so che non sono in una posizione per dire una cosa del genere, lo so veramente. Tuttavia devo scusarmi. Sono state le mie azioni che mi hanno portato dentro questo casino. E soprattutto questo, ho frainteso le vostre vere intenzioni in tutto questo. Se solo avessi capito cosa stava succedendo su Zai San, avanti, non abbiamo bisogno di parlare di quello ora. Sembra che stai ancora preoccupando dei problemi nella mente di tutti. Ora non è il tempo di parlare di quella merda, però. Non dobbiamo fare qualcosa riguardo a Kaneshiro? Hai ragione. Molto bene, capisco. Tuttavia, farò del mio meglio per assicurarmi che non vi rallenta. Eravamo tutti separati fino a poco tempo fa, ma Yuji ha totalmente ragione. Abbiamo bisogno di lavorare insieme per superare tutto questo. Makoto sembra che sarà un supervisore su cui fare conto. Su cui contare. Ma ora stiamo andando contro un vero criminale, quindi fate attenzione, ok? Tanto salviamo. Allora, poggiamole subito. Buonasera ragazzi, passo giusto per un saluto che qui si sta morendo di caldo. Ciao Valentante. Comunque, stanno tutti morendo di caldo, purtroppo. Mamma mia. 1,50 kp. 50 kpsp. Mettiamo Sto bene, abito di fronte al mare, sto bello fresco oggi. Madonna. Mamma mia. Vabbè, tanto finché carica io ne approfitto per andare un attimo a bere un po' d'acqua. Ah, ok, niente. Un personaggio nella forma di motocicletta, lo sai, io posso trasformarmi anche in una macchina, quindi sembra. Sento una specie di senso di familiarità. Le motociclette sono più belle. Forse sei in persona. Tendo ad avere mal d'auto. Forse sei in persona. No. A quanto pare dovrei essere un umano. Beh, le motociclette sono anche belle, ma non posso portare un grosso numero di persone. Dopotutto sono veramente speciale. Portare? No, portare da qualche parte. Qualcosa mi è appena passato per la mente. Inutile, non riesco a ricordarmi. Non c'è niente che posso fare se non riesco a ricordarmi. Ho bisogno di concentrarmi su Kaneshiro per ora. A differenza di voi ragazzi, Makoto è intelligente, quindi possiamo aspettarci grandi cose da lei. Ma Berserk, tu hai veramente qualcosa di speciale. È solo una coincidenza, sei stato fortunato. È solo una coincidenza.
Sembra che sia giunta anche l'ora di migliorare anche il mio di gioco. Sento che il legame con la gana sta crescendo. Non so, ma voi ci sono occupati di Kaneshiro, dovrei consultarmi con lei riguardo il Mementos. Sono sicuro che il cervello di Makoto possa... Pronto? Abbiamo ottenuto Yusuke e ora Makoto. Questa ragazza ha veramente la fortuna. Potrebbe essere per qualche ragione. No, non può essere. Posso andare a bere un po' d'acqua? Ok, allora, così ho bevuto un po' e mi sono portato qualcosina dietro. Bel gelatino, e questo caldo, c'è sempre la voglia. Buongiorno, ecco. Ho pensato un sacco riguardo alle persone e ai palazzi sin da ieri. Quella banca fluttuante veramente riflette la personalità di Kanshiro. Sta fluttuando in giro così nessuno può tracciare i suoi passi. Lui non si fida di nessuno. Scommetto che la sicurezza è pesante lì dentro. Perché non ci muoviamo presto così che... Perché non andiamo al palazzo oggi? Come fammi pensare. In questo caso ci vuole un bacio da Shiva di Final Fantasy. Direi proprio di sì. Capito, sono sicuro che hai le ragioni. Che tu hai le tue ragioni come leader. Riceverò il mio schedario aperto poi dopo scuola, quindi puoi parlarmi in qualunque momento. Notato che è dedicata alla natura. Sì, ne abbiamo parlato un po' prima di Sanx e sembra... non sembra male, sembra ottimo come natura in realtà. Per i giochi PlayStation Plus, sì, c'è cioè Mafia 3, non so, dipende da chi potrebbe interessare e chi no. Dead by Daylight, come ho detto a Sanx, cioè sembra al massimo tipo lo scarichiamo tutti, lo giochiamo in una live, una serata e poi lo abbandoniamo subito. Ciao, disinstallato. Poi l'unica cosa interessante è forse sapere il potere che magari al massimo quello si può fare qualche partita in più.
Dead by Dead. Mi dispiace per chiederti di venire qui così. Sarà un problema. Sarà un problema. In realtà trovo rinfrescante essere chiesto all'ufficio studentesco. Per me è qualcosa di molto nervoso per me. Anche io penso di essere un pochino nervoso. Ad ogni modo, voglio scusarmi. Sono veramente dispiaciuto per tutto. Buono, gelato, marchiata M&M's. Cioè, proprio il gelato stecchino con tutte le M&M's fuse dentro. Cosa intendi dire? Sai come ti ho dato la colpa per non essere sessuale di Kamoshida? Beh, volevo scusarmi per quello. Onestamente sono stata cattiva tutto questo tempo. Takamaki. Avevo capito più tardi che Shio mi stava chiamando e non ero lì per aiutarla. Sì, no, ma effettivamente come ho detto a Sanx, come ho parlato con Sanx, cioè, quello si gioca in multiplayer, basta. Perché se giochi da solo dopo una mezz'oretta ti rompi già i coglioni e te ne vuoi girare e andare avanti. Quindi, cioè, poi come ho detto io, dopo non so quanto possa essere divertente per noi, però effettivamente come ho pensato, cioè così senza avere alcuna idea, il massimo che ci possiamo fare noi è una live sopra e poi ciao. Passiamo avanti. Anche perché comunque sicuramente una live decreta sicuramente se lo giochiamo ancora o no. Cioè, quindi chissà perché piace molto a piccoli bimbi stronzi, sto bene. Non voglio ammettere la mia colpa. Non volevo mettere le mie colpe, quindi l'ho scaricato su di te, Nijima Senpai. Ovviamente se sarai un personaggio di persona finirei stato un poco tempo. Sono veramente dispiaciuta. Non c'è bisogno anche a quello. Infatti penso che i due di noi siano abbastanza simili. Anche perché comunque poi, a parte il fatto che hanno messo il teostra bastardi così senza preavviso, perché io avevo già il piano di fare un altro gioco durante la pausa estiva da lavoro. Che già l'ho già scaricato, sto già scaricando adesso, l'ho comprato appena oggi. Bastardi, bastardi da Capcom, bastardi. Mentre 15 volevo forse volevamo teorizzare, come ho già teorizzato con Sanx, di fare una live un po' speciale, un po' tutti potessimo partecipare comunque in maniera o nell'altra. Non so ancora come farla, ma spero che per sabato l'abbia già pensata e già tirata giù il piano. Anche perché comunque c'è tutto venerdì sera comunque per pensarci, mentre farò già la prima parte di sto gioco nuovo, quindi boh. Infatti, penso che noi due siamo abbastanza simili. Non sono state capaci di salvare chiunque, né Suzanne Sa e neanche una de qualunque delle vittime di Kanshiro. Ho continuato a dire a me stessa che non ero in colpa perché stavo semplicemente seguendo gli ordini, ma tutto questo era una bugia. Mi sento come se avessi voluto ammettere che non ero di valore e se, sentivo come se avessi ammesso la mia inutilità se non avessi dato la colpa a, se non avessi tolto la colpa da me stesso. Ho paura che il fatto che mi sentissi inutile è la ragione per cui probabilmente ho agito così irrazionalmente tra te e i tuoi amici.
sono veramente dispiaciuta. Secondo te pensi che io non voglio lo sfondo per la tessera del Behemoth e soprattutto la skin per l'armatura del Dragoon, così da averla sempre? Cazzo? Capisco. In questo caso vuoi metterlo... mettiamola a pari? A pari? Hai ragione. Che dici che lasciamo questa conversazione nel passato? Oh, ma un'altra cosa, tu non sei senza valore in giro, vai. Dobbiamo fare sabato Behemoth, sabato dopo da Light. Sì, dai, si potrebbe anche fare. Sei stato un pochino... non hai prestato molta attenzione, ma tu sei la ragione per cui abbiamo trovato una strada dentro il palazzo di Kaneshiro. E hai anche ottenuto il potere di cambiare il cuore delle persone. Hai fatto tutto per te stessa, Nijima. L'altra maniera di pensare questa maniera di pensare è proprio data a te, Takamaki. Penso che dovrebbe essere un po' come l'Arci Temprati, penso, o comunque come il coso dal Vigio Temprato. Quando ti sei confrontato con me riguardo a Suzui, ho realizzato quanto disonesto e piccolo ero. Sei sempre stata diretta ed è questo che mi ha aiutato a realizzare gli errori delle mie maniere. Sembra che sia stata un pochino lenta in questi tempi. Ehi, posso chiamarti Anne? Sì, farò la stessa cosa, Marcotto. Oddio, è così imbarazzante. Che dici se andiamo a mangiare qualcosa prima che andiamo a casa per la notte? Conosco un posto. C'è un negozio di crepe alla strada centrale che riempie le loro crepes. Vuoi dividerne uno? Prendiamocene uno intero per ciascuno, così dopo possiamo andare metà a metà su quelli. Beh, allora facciamolo. Sì, in realtà non saprei neanche io comunque come voglio fare il programma per queste 2 settimane. Perché come ho detto... Per agosto stavo pensando potremmo fare questa live speciale. Come ho proposto, come abbiamo visto con Sanks ieri, potrebbe essere alternativamente potrebbe essere o che tutti insieme su Discord, ad esempio in chat, come anche aveva proposto Bloody che voleva fare una cosa così. Magari non in live, ma privatamente. Io magari propongo, potremmo farla in live invece e farci una bella maratona di film brutti tipo quelli stile Yotobi. Una potrebbe essere così. La seconda proposta che io avevo in mente di fare per conto mio, per solo per conto mio, era una live speciale in cui postavo un tot di ore di live e ogni ora cambiavo gioco. Così, alla random. O se no, se effettivamente riuscissi a trovare un sito che funzioni come Dungeons and Dragons, provare a vedere se riusciamo a fare qualcosa. Che tanto il manuale l'ho trovato. Le schede, sia io che Seren, ce l'abbiamo. Oddio. E mancherebbe solo un sito su cui poter fare effettivamente le cose. Ecco, grazie, allora c'è. Allora bisogna solo vedere se riusciamo a capire come farlo funzionare. E si potrebbe fare.
Tanto, e comunque avreste una settimana di tempo per fare i personaggi, quindi. E se no, qual era l'altra possibilità? Party game. Finito tutto qua. E per me va bene come preferite. Sto scegliendo tutto. Infatti penso che potrei effettivamente mettere in pausa solo per queste 2 settimane, sia Persona che Tales of Mass Effect. Può essere, non lo so, dipende un attimo. Questo qua, questa è l'ultima cosa che deciderò, perché sinceramente non lo so. Mi sono con amici un po' di tempo fa che abitavano a 4 angoli del mondo. Allora abbiamo la possibilità di farlo, se vogliamo farlo. Ci mettiamo più presto possibile e ci facciamo un intero pomeriggio così. Una bella settimana di Ferragosto e il Teosta, se non si mette d'accordo potremmo fare anche quello. Io dal 10 al 24 non sono a casa, ma per il resto contattami dentro. Cazzo, sta pure lagando un attimo. No, perché se vogliamo fare la cosa dei Dungeons & Dragons basterebbe essere connessi al computer. Però. Però in quel caso. Cioè io purtroppo ho solo queste 2 settimane qua. Cioè io proprio il 20, ciao. Dopo non ho il tempo di avere un'intera giornata libera a parte fine settimana, cioè proprio a parte sabato e domenica. Vabbè, comunque una soluzione comunque si può trovare senza nessun problema. Al massimo posso anche rinunciare io a fare due episodi, cioè non è che tanto Mass Effect e Tales of scappino, cioè non è che si autodistruggano e ciao. Vabbè, comunque troveremo un attimo. Adesso vediamo un attimo, perché prima voglio anche un attimo sentire anche tutti. Ecco. È risultato che questo poteva essere un pochino tardi, ma come dovrei riferirmi a te, Nijimo? Credo che qualche cortesia dovrebbe essere mostrato intorno a chi è più... un pochino... No, se non voglio dire tipo strano, che è un pochino più un senior con... Noi. Oh sì, giusto, devo chiamarti Nijima-san o Nijima-senpai. Non c'è bisogno di essere formali. Solo trattate nella stessa maniera come trattereste chiunque altro. Sì, dai, una puntata dovrei riuscire a vedere. D'accordo, non possiamo farlo, sei onorato. D'accordo. Chi non sarebbe... Quello non sarebbe essere un pochino... maleducati? Io ho già iniziato a chiamarla per nome. Che davvero? E quando è che è successo? È successo qualcosa? Contatemi fuori. Questo è il segreto tra noi ragazze. Grazie, questo sembrava divertente. Tutti voi potete chiamarmi per il mio primo nome, non c'è bisogno di esitare. Molto bene, farò così. Veramente, questo mi fa pensare, ma quanto cazzo è brutto che abbiamo solo 2 settimane di vacanza. Cioè, che palle. Che noia, che palle. Il nostro prossimo obiettivo è un criminale, uno che neanche la polizia riesce a maneggiare.
Ci prenderemo cura di lui noi stessi e lasceremo il mondo senza parole. Ok. Sì, vabbè. E non dovresti dire agli altri quello che Mishima ti ha detto? Sì, con la calma possiamo fare. Sì, più tardi. Fammi vedere un attimo. Allora, potremmo andare ad aprire con Makoto, con Yuzuke. Takemi si può uscire. Però, sinceramente, dato che abbiamo 3 settimane, io direi andiamo invece a farci il dungeon. Intanto iniziamo, intanto, ecco. Non avevo mai immaginato che sei finita ad aiutare l'ale fantasma. Le cose sono diventate più interessanti se la mia sorella lo avesse scoperto. Non c'è tempo di essere sentimentali qui. Sì, capisco. Ho una richiesta riguardo tutto questo però. Potete insegnarmi come essere un ale fantasma? Ad esempio riguardo al metaverso, per esempio? Sì. Messo semplicemente, quel mondo è formato dalla condizione di una persona. Lì puoi cambiare il cuore delle persone. Sì, ho capito tanto. Ho capito così tanto solo andandoci una volta. Ma il metodo di trasporto ancora mi sfugge. Intendo dire, è un'app da navigazione da smartphone. Tu hai solo bisogno di un nome, una location e una distorsione. Dopo la prima entrata, il palazzo sarà segnalato. Tu lo fai sembrare veramente come un'app, un'applicazione ordinaria. Non c'è qualche pericolo associato con tutto questo? Non preoccuparti riguardo a quello. Noi ci siamo stati un sacco di volte e non è quello che intendevo. È un'app di navigazione, giusto? Qualcuno non potrebbe accederci facilmente alla nostra storia sui server? Aspetta, perché mi state guardando in quella maniera? Nessuno di voi ci ha pensato prima? Io... Ok, adesso anche una cosa di... presa la sprovvista anche a me. E non sapevo da dove è venuto, giusto? Siamo stato sul mio telefono senza alcun input da parte mia. Tu ne sai qualcosa riguardo, Berserk? Non c'è bisogno di preoccuparsi. Un uomo dal naso lungo... Un uomo dal naso lungo... Cosa? Volevo dire la verità, ma è pesante spiegare che è Igor quello che ha mandato l'app. Non riesco a comprendere pienamente, ma non penso che abbiamo bisogno di preoccuparci riguardo alle persone che accedono ai nostri dati. Per quello che posso dire, questa app è incredibilmente speciale. Non è stato fatto per mezzi ordinari. Vero. Un'app che ti permette di entrare in un altro mondo non è esattamente una cosa comune. Mia sorella non sa chi sono i ladri fantasma, quindi suppongo che quelle informazioni è al sicuro per ora. Stiamo ancora imparando le cose per conto nostro. Spero che la tua intelligenza possa aiutarci con questa cosa. Grazie, farò il mio meglio. Quindi qual è il nostro tempo limite questa volta? Dubito che abbiamo così tanto tempo da sprecare a questo punto. Gli uomini di Kamoshiro hanno detto che l'ultimo giorno è il 9 luglio. Non c'è alcuna possibilità che gli studenti superiori possano portare 3 milioni di yen. Ed è per questo che ci sta minacciando. Se non possiamo pagare, lui ci farà molto peggio che minacciare. Ma per ora dobbiamo fermarlo da rilasciare queste foto. Se il pubblico li ottiene in mano, posso solo immaginare cosa succederebbe allora. Avanti, dobbiamo solo prenderci cura di lui prima che il tempo scada. Riusciremo a respingerlo. E in più le persone ci inizieranno ad ammirarci se riusciamo a buttare giù quel bastardo. Sì, suppongo che questa sia l'opportunità perfetta. Dobbiamo avere successo, non importa cosa succeda.
Mi sa fare come Yuji che urla. Sembra il Phantom Thieves in giro. Siamo coperti da Igor, cara, e lui ha il naso. Ha il naso per certe cose. Quindi come verrà chiamata? Cough, Igor. State usando tutti i nomi codici, non è vero? Capito subito. Questa volta è molto difficile. Forse è qualcosa del tipo protezione per le spalle. Perché diavolo al mondo ti sei concentrato su quello? Mi rifiuto di essere chiamato in quella maniera. Che ne dici di Ryder? Sono troppo come un conversate sotto banco. Prossimo. Fixer. Però non sono una mente geniale, però. Prossimo. Non vuoi darmi qualcosa di meglio da con cui lavorare? Lei mi ricorda una imperatrice. Hai qualcosa, Joker? Ok, strega, pretzel o queen. Oh, la vedo completamente. Sta così bene che anch'io so, ho perso le parole. Queen ha un bel tono. Mi piace, andiamo con quello. Ora, potete spiegarmi la strategia per questa missione? Strategia? Non ne avete uno? Aspetta, i danni fantasma stanno agendo senza alcun piano? Beh, di solito andiamo in giro attorno all'area. Io provvedo alla navigazione quando è necessario e dopo. Se corriamo nelle ombre, le pestiamo a sangue. Molto bene, allora. Sento che sarà utile per sicuro. Sembra che il mio ruolo sarà quello di essere il cervello del team. No. Oh, madonna, il lag. Strategia? Cos'è? Si mangia? Vabbè, ma se il nuovo in codice ufficiale è qui, perché te lo fanno scegliere? Così. Analizzerò l'informazione di Mona e darò fuori ordini. Qualche obiezione? Nessuna, quindi. Scommetto che Skull è definitivamente il tipo di essere sotto il codice di una ragazza. Vuoi iniziare a fare la navigazione per noi? Sì, quindi. Anche lui sembra. Sembra che siamo stati in grado di usare lo stesso metodo dell'ultima volta che siamo venuti qui. Apparentemente ci hanno riconosciuti come clienti che possono essere. A cui possono essere. Che possono rubare. Ma va bene, possiamo prendere vantaggio di questa negligenza. Eppure, dico io, è un pochino meno spaventoso ogni volta. Ma che. Sembra che a quanto pare non riesco a lasciare quel grosso buco. Ma non possiamo entrarci ora. Scusate, penso di aver esagerato un po' troppo. No, ci ha salvati. Forse un pochino. No, ci ha salvati. Esatto. Sarebbe stato in pericolo se non fosse stato per l'azione di Queen. Grazie. I dettagli non sono importanti. Cerchiamo un nuovo punto di infiltrazione, Joker. Oh madonna. Che potrebbe essere? Aspetta, sento un soffio di vento venire sotto la statua. Non ti sembra strano per te, Joker? Devo dire, è una statua strana. Questa cosa è sospetto. Perché non dai un'occhiata? Questa placca è sospetta, ecco. Oh, un passaggio segreto. Andiamo dentro. Siamo preparati adeguatamente, ovviamente.
Allora, aspetta che prima il tortavoglio un attimo. Oh mamma, sta qua fuori, rovina tutto. Rovina tutto lo schermo. Eccoti qua, prigioniero. Il nostro maestro ammira il progresso della tua riabilitazione ed è per questo che ti ha garantito l'uso di un rituale speciale. Sono i Gallows che possono essere usati per aumentare le abilità delle persone. Qualunque altra domanda riguardo il rituale può essere diretta verso il nostro maestro. Ma apparentemente sta considerando fare creare altri rituali se la tua riabilitazione va come pianificata. Lavoraci duramente, prigioniero. Ah, aspetta un attimo che voglio controllare una cosa. Allora, chi è che ha bisogno di fare tanto? Allora, mi sembra Lovers, Chariot, anche Temper Moon. Chariot, Lovers, Anged. Temperate. Perché sfruttando il mio Game Plus avevo già i pronti in persona, quindi per poterlo fare. Moon, Temperate. Anged, aspetta. Credo che Succubus la cambio. Tempered e Anged. Ok. Sand su Zacco lo devo tenere. Death. Una volta dovrei poter anche levarlo. Aspetta, vediamo un attimo. Bisogna vedere un attimo se trovo qualcun altro dei buoni. Purtroppo è bello il plus, cioè avere già il registro aperto ha già tutti persona. Cioè avere tutti persona già belli pronti senza alcun problema. Invece due di ADC che ho preso. Un attimo. Di solito non tendo a fare mai sta cosa, però. Cioè non l'ho fatto in live, però di solito lo devo fare questa cosa. Sarebbe utile. Carnival. Aspetta. No, non ho finito. Allora, aspetta, devo sempre vedere un attimo una cosa. Qua adesso mi sfrutto senza dover eliminare. Allora, vediamo chi è che potrebbe avere. Chi è che potrebbe avere qualche level up? Vediamo un attimo. Nagami, potrebbe averlo. Se Zack può ancora stare là. Ok, Leon, Venant e Nogami. Sa ho da
79, sì. Adesso spiego un attimo anche questa cosa qua. Praticamente il Gallus, cosa che ti permettono di fare? Nonché che è la cosa migliore che ci poteva essere. Praticamente tu puoi scegliere, di tutti i personaggi che tu hai al momento attivi, puoi scegliere come primo il persona che verrà rafforzato e come secondo il persona che invece verrà praticamente cancellato, e tutta la sua forza viene praticamente donata come punto esperienza a quello nuovo, cioè quello che hai selezionato per primo. In questo caso ho selezionato per primo Inukami. Selezionando Kodoma, che non ci serve un cavolo, lo sacrifichiamo e gli diamo il punto esperienza. Ovviamente più rank del confidante è alto, più è ovvio che riceverà il massimo dei punti esperienza possibili. E come bonus c'è anche una cosa possibile. Sembra che il sacrificio sia stato assorbito dentro la tua maschera, ingolfandola con grande potere. Traditando il potere del sacrificio. Ecco qua. Una cosa che fa extra, che è fantastica secondo me, è che te puoi ottenere a random, ovviamente, una delle abilità che il persona che è sacrificato aveva. Quindi provate a immaginarvi cosa significa tutto questo. Safe scanning per le abilità POP, praticamente con il persona di livello alto, una volta che sei praticamente alla fine del gioco. Ovviamente potete farlo solo una volta al giorno. Visto. Ok, a Garulla. Non so, sto pensando un attimo se ce l'avevo già. Non so, tolgo al posto di Mammut. Di solito non sfrutto mai Mammut e Amma, perché non mi fido mai delle basse probabilità. Ma impiccare uno scheletro non credo lo uccida. Qui. Allora, abbiamo tutti, mi pare, adesso per il momento di quelli di confidante, se non ricordo male. Dovrei averli tutti. Hero, Lovers e Chariot. No, Hero non contiamo fino a che non facciamo il prossimo Palace. Lovers e Chariot dovrei averli. Chariot e Lovers, qua. Poi mi serviva Anged. Death non lo conto neanche più perché ormai è rango 9. Anged, Tempered e Moon and Sun. Moon and Sun, Anged e Tempered. Bene, ho 4 spazi liberi che mi prenderò. Vediamo. Fammi un attimo l'abilità che ho. Mi prendo qualcuno per fare un po' di equilibrio. Anzi, anche la succube potrei dar via. E prendermi un Arimun un po' più potente, sinceramente. Già comincia a stare indietro. Anche Gambu comincia a stare indietro, purtroppo.
Nugami lo tengo più che altro a fare ancora il level up già che ci sono. Vediamo un attimo. Allora, succube, che abbiamo già la cipolla pollo. Wash Boost, Mood, Oh no, è vero, sennò potrei prendermi Nue. Cazzo, che mi piace un sacco come estetica. È un pranzo già pronto, cipolla con pollo o pollo con cipolla? No, dai, mi prendo Nue, mi piace troppo come estetica. Ok, poi mi serve, come ho detto, a posto di Gamble, purtroppo. Con Tempered. Makami. Se no chi c'è qua potengo. Cazzo, non so, noi... Sì, dai, facciamo un coppatengo, no? Così ho anche un'abilità di pistola senza dover sprecare proiettili. L'abilità sono il personaggio più ridicolo della serie. Allora, facciamo così, esecuzione, strength e sacrifichiamo. Brainwash Boost, che non mi serve perché ho confuso e non brainwash. Sì. Ok, Coppa Tengu, prenditi Gambu. Mi spiace Gambu, mi spiace. Sì, noi siamo nel secondo castello. Però più o meno il livello che ti serve per farli è più o meno qua. Perché di solito il secondo castello lo finisci, il secondo palazzo lo finisci a livello 20 più o meno. Però se non mi ricordo male dovrebbe essere effettivamente a livello 24, 22, 24 mi pare, non mi ricordo anche più. Oddio, Dia non serve male, però. Instant kill course skills. Questa non sarebbe male, ma funziona solo contro Meia e sinceramente qua non li usano, quindi ce la usano molto più avanti nel gioco e soprattutto cioè non serve tanto se lui non è debole o se è forte comunque, quindi posso anche rinunciarci. Pensate che avere debolezza al vento e avere vento nell'abilità è proprio una comicità. Sono stati nel castello, i personaggi erano più assassini che ladri. Va bene.
No, quando arriviamo tipo qua, quando siamo tra non que no, questo, uno, due, tre Palace, quindi più o meno a ottobre-novembre il gioco, puff, eccoli qua. Anzi, aspetta, per gli slot liberi. Stavo pensando un attimo chi è che mi servirebbe, chi è che si sbloccava tra poco. Star era Star dovrebbe essere la mia, mio. Tower no, è bambino, quello lo si sblocca verso fine del gioco, quindi nada. Ecco, Devil, giusto, mi sono in mente che c'è la giornalista. Qua probabilmente prendo Andrasso. E poi che c'era? Tempered, Death, no, Hanged, Strength, no, Fortune, ecco, Fortune, si sblocca tra poco. E mi servirà. Buffo 2 del primo castello, quasi quasi riprendo a giocare persona. Ecco. Andiamo. Oh, questo strataggio, cazzo, questo sarebbe buono. Sì, dai, prendiamo il plotto. Poi... chi è quello prossimo che potrebbe essere sbloccato? E dovrebbe essere la mia waifu, quindi qua Star. Allora, prendiamo dopo Tower ho detto già al bambino, ma quello lo vogliamo fine gioco. Devil l'abbiamo preso e si sbloccherà tra poco. Tempered già abbiamo. Death l'abbiamo appena finito, quasi. Questa è un'idea che alcuni sono riuscito a far girare su PC, chissà se gira più FPS della mia PS3. Può anche essere, potrebbe essere. Non credo si faccia un problema, anche ce l'abbiamo. Strength non serve assolutamente mai. Fortune l'abbiamo preso. L'Hermit ci serve dopo il prossimo Palace, per ora. Justice non serve. Charlotte ce l'abbiamo. Lore ce l'abbiamo. Leo ci stiamo aspettando comunque il prossimo Palace per andare avanti di livello. Ah, ecco, Emperor ci serve per cosa. Serve. No, per Kitagawa. Adesso facciamo Eligor. E ci servirà anche per Makoto. Qua, l'Empress. Signor Lamia.
Vedete se trovo qualche PS4 che sia un buon affare. Adesso dovresti riuscire. Ah, non ho finito spazio. Dovresti riuscire a trovarne senza problemi. Anzi, mi sa che. Aspetta. Spazio. Ci sono le donine nude nell'impresso. aspetta. Oddio. A parte che potrei anche togliere star. Tanto finché non ho la conferma non ce ne faccio. Cioè, non ricordo precisamente qual è il giorno in cui parte, quindi per il momento posso anche arrivarlo. Facciamo Andras. E prendo piuttosto quello di Makotova. Perfetto, grazie. Prendiamo quello per Makoto. Priestess. No, l'Empress no, aspetta, ho cazzo, adesso provo a confondermi. Aspetta. Aspetta, che non è che l'Empress sia cosa. Aspetta. Le ali Priestess, ok, no, Priestess è. Ah, Priestess, porca troia. Meglio, adesso meglio. Già prima. Aspetta, anche la papessa. Asparago. Sì, finita. Ok. Sì, anche perché è un tema, quindi. Possiamo essere pronti questo team qua. Dovrei avere tutto a disposizione più o meno per comunque per il livello che uno dovrebbe avere nella prima run. C'è un salvataggio. Direi che lo esploriamo un pochino. Diamo un'occhiatina. Direi che con questo design dell'interno siamo dentro la banca. Sembra che il nostro piano è andato bene. Non ricordo di aver visto questo posto l'ultima volta. Dove siamo esattamente? Ci deve essere una mappa da qualche parte. Per ora cerchiamo di esplorare e cercare il tesoro. Uno non vuole esagerare perché se si vuole il terzo si sfonda come niente. Ma sì. Cioè, ma se sai dopo tutto effettivamente quali dovresti portarti dietro e quali no, sfondi subito senza problemi. Questa è la sala d'entrata che abbiamo attraversato l'ultima volta. Non abbiamo alcun business con la reception, giusto? Proviamo ad attaccare qualche nuovo posto. Dovrebbe essere ok, ma ci sono un sacco di nemici. Prova a fare attenzione, ok?
Inizio. Anzi, chi è che aveva più bisogno di punti? Esperienza. Che poi Paolo di Zucca non sopporta mai nessuno dietro, dentro lui. Anzi, vediamo se riusciamo anche a trovare una maniera per far vedere l'altro attacco di Makoto, no? Ok, perfetto, possiamo vedere la Makoto, facci vedere com'è il tuo screenshot. Sembra che ci siano altri piani sotto. Ma quell'ascensore manca un pannello di controllo. Probabilmente lo controllo da una stanza di sicurezza. Un esempio, un semplice ma effettivo misura di sicurezza. Sotto un pirla. Questo significa che non vogliono che nessuno vada là sotto. Qui nessuno fa una Jojo. No, una cosa Jojo. Oddio, per ora Yuzuki è quello che la fa un pochino di più. Thank you.
Porcellino. Aspetta un secondo, che cos'è quello? Un ombre dalla forma di un cane. Sembra che questo posto abbia i suoi cani da guardia. Non sono sicuro che posso gestirlo. Te ne dica perché sei un gatto? Te ne dica per essere più veloce e intelligente di altri nemici. Solo fa attenzione al Joker. Oh, ciao Ortus. Ecco come immagino di oggi. Ma che non è che non sente. E io ho fatto. Infatti potrebbe benissimo fare una cosa così. Fantasma. Zitto. Mm.
Ok, andiamo di qua. Questa è migliore. Sentirà fare quella cosa dei ladri fantasma, si agita come Crocodile dei fantasmi. No, Luigi, sei morto. Ok, così abbiamo aperto il cancello. Ringraziato che sono le 23 e mezza, io direi che la chiudiamo qua. Finalmente iniziamo sto fasto palace, finalmente. Che ne dite? Questo io ragazzi se vi saluto, molto buon Siren, buon Sanxus, buon Vale che sono stati presenti qua nella live, saluto tutti quanti anche gli altri, ovviamente vabbè, bello, abbiamo visto solo il primo piano perché in realtà ce ne sono anche altri, cioè fate vedere anche gli altri ovviamente come saranno. C'è una parte con l'impasto di ragionamento, quindi vedrete aprire un sacco di menu, ecco. Saran già sa quali sono, quindi ovviamente adesso domani giovedì abbiamo Behemoth da vedere e poi venerdì invece abbiamo la sorpresina che sto scaricando, quindi e sarà una blind run, quindi io non ho presente né idea di cosa cazzo sto facendo su quel gioco, cioè so cosa parla, cosa devo fare, ma non ho idea di cioè non l'ho mai giocato, ecco,
Quindi sarà una prima esperienza proprio alla blind, proprio. Il mio mestro street di Ryuji. Detto questo, ragazzi, ciao ciao a tutti quanti.